Grazie. Buongiorno a tutti. Io desidero ringraziare molto il Presidente Nazionale COES per avermi invitato qui. Marco Nechini, ci conosciamo da diversi anni, mi ha chiesto questo un anno fa. Per cui c'è stato un grandissimo impegno suo e anche grazie a tutti voi per la platea. A me interessava sapere soltanto se ci sono medici qui dentro. Così mi regolo anch'io come parlare e sapere cosa dire. Perché effettivamente avete sentito la notizia sul corritore, che è il vostro riferimento. Poi il gruppetto è composto dal dottore, giusto, in ambulanza. L'autista veramente in fianco anche un volontario. Io sono sempre andato anche con un volontario insieme. L'ho sempre visto nei miei trasporti che ho fatto. Poi c'è il dottore, la sua infermiera, ecco, poi questo tavolo ci spostiamo, c'è il pianale, giusto, c'è la barella di trasporto della termoculla e poi ci sono forze dell'ordine in giro. E a me sono capitate di aver avuto, diciamo così, contatti con tutti loro. Adesso la presentazione del Presidente l'avete sentita, in realtà vorrei darvi la mia presentazione tecnica, giusto? Perché voi sapete, ma questo qua che ci parla, quanti trasporti ha fatto? Per esempio, giusto? Se ha avuto esperienza o no, perché adesso sono primario da 2 anni e mezzo, 3 a febbraio, per cui adesso i trasporti non li faccio, ho, diciamo così, occhi organizzativi al 300%, però fino al 2015 io facevo parte dei team dello stand nel Veneto e fate conto che dal 2001 al 2008, dal 10 al 15 ho fatto 253 trasporti critici con neonati a bordo, rianimazioni comprese, armi diaframmatiche destre, sinistre, massaggi, di tutto e di più, 0 morti. Ho fatto anche 15 trasporti neonatali in elicottero. Quanti? Non so se sono tanti o se sono pochi. Noi avevamo un gruppo per cui capitava dei giorni che non ne facevi. Capodanno ne ho fatti 3, l'ultimo a Belluno in elicottero per recuperare posto. Quindi questi sono i miei occhi. E quindi ho nella mia presentazione, diciamo, ci sono degli agganci un po' di diversa tipologia. Si integra molto bene con quello che avete sentito di Giovanni, perché alcuni argomenti adesso, eccolo qua, ve li proporrò. Per cui io ho deciso ad esempio di non parlare di cose che capitano veramente poche volte, cioè il trasporto ad esempio neonatale o pediatrico in ECMO. Se già si trasportano pochi bambini, avete sentito in chiave di emergenza l'1% facendo un po' di medie, chi è che viene trasportato in ECMO? Chi viene trasportato con l'ossido nitrico? Avevamo una procedura per trasporto con ossido nitrico e purtroppo nel mio archivio non ho avuto tempo sufficiente, avevo anche la foto della termoculla con l'ossido nitrico incorporato, oppure ad esempio con l'alta frequenza oscillatoria, oppure con l'ipotermia attiva, facciamo anche questo oggi nei trasporti di emergenza neonatale. E ci sono poi tutti quei sistemi anche di score di trasporto neonatale per capire quanto è grave un paziente. E poi c'è tutto l'aspetto della qualità. Io ho, diciamo, vi voglio parlare di cose che capitano nella RARO, cioè l'1% che diceva Giovanni prima, 2%, cose che capitano invece molto più frequentemente. Dove nasce l'esigenza del trasporto del neonato? Che è il sistema, diciamo, nell'ambito pediatrico più organizzato che c'è in Italia. Se dobbiamo dire trasporto neonatale o pediatrico, se uno dice qual è quello più organizzato, è quello neonatale. Nasce molti anni fa, perché nasce già negli anni 60, assieme al nostro concetto di regionalizzazione delle cure perinatali in rete. Questo è fondamentale. Già allora, negli anni 60, era importante riconoscere il grado di cura che ciascun ospedale può fornire a madri e neonati, riconoscere le gravidanze ad alto rischio, avere delle TIN in grado di sostenere le cure, mi viene tagliato un po', ma comunque di sostenere le cure a tutti i neonati oppure a una parte. In sostanza non tutti i centri, i punti nascita sono uguali, alcuni hanno alcune, diciamo così, funzioni, altri non le possono avere. Nascere anche perché non si può dare tutte le cure a tutti i neonati in ogni momento, eccetera, eccetera. È chiaro che alcune cure sono molto specialistiche, per cui nasce per forza l'esigenza di trasportare qualche volta. Questo perché non sempre è possibile il trasporto in utero, il cosiddetto STAM. Ecco, non è la necessità di cure, ve l'ho già detto. L'altro punto grosso è quello anche di fornire equipaggiamento
l'equipaggiamento, ne ha accennato già Giovanni prima, personale altamente specializzato, perché voi siete molto attratti dai pesi ovviamente della termoculla, io sono attratto da che cosa può darmi quella termoculla, come diciamo azione sul neonato, il ventilatore neonatale trasportabile, i monitor multiparametrici che ci sono, le pompe infusive, quante ne posso portare? La possibilità particolare di utilizzo anche di ipotermia attiva durante il trasporto, per esempio, o di gas speciali come l'ossidonite, poi quindi se l'ambulanza è omologata o meno per il trasporto di quei gas che richiedono lo scarico particolare, lasciamo stare questa storia, va bene? Il sottoscritto poi sottolinea anche una parte, vi farò vedere un video interessante, di uno switch tra mezzi di trasporto. Perché una cosa che ci lega tutti quanti qui dentro è che talvolta questi neonati passano da una parte all'altra, non solo dal punto di origine all'ambulanza con una termoculla, ma talvolta viene anche trasportato su un altro mezzo, ad esempio quando si va in elicottero, per dire. Quindi a parlare di STEN vuol dire parlare di alta organizzazione di un sistema sanitario, alta organizzazione. E viene anche associato senza dubbio ai migliori outcome neonatali. Vorrei però sottolineare di base che quando noi parliamo di diciamo così di STEN o di STAMA, parliamo di sistemi, come diceva Giovanni, in sostanza lui ha fatto la domanda quanti di voi hanno trasportato termoculle, io dico un'altra, potrei chiedere un'altra domanda, quanti di voi hanno trasportato neonati o bambini, probabilmente di più, ma quanti di voi hanno fatto parte di un sistema come lo STEN vero e proprio, dopo vedrete nel quadro italiano che non tutti possono dirlo. Cioè il fatto ad esempio che una regione non ha lo STEN non vuol dire che non trasporta i neonati, li trasporta lo stesso in qualche modo come si faceva prima. Parlare di STEN, adesso vi porrò alcune questioni così capite bene in quale rete diciamo vi muovete, perché poi l'autista e l'ambulanza si ritrovano all'interno di situazioni organizzate di un certo tipo, perché diciamo si è sempre organizzate, perché una telefonata arriva, qualcuno dice di farlo, però un conto è farlo invece in una rete vera e propria organizzata. E quindi io mi riferisco a, quando parlo di STEN, a un trasporto specifico per neonati che sono selezionati, quindi non tutti, critici, quindi stanno male, perché non possiamo trasportare tutti i neonati con questi criteri, e composti da un neonatologo, un'infermiera neonatale, quindi specializzata, e con equipaggiamento neonatale. Già una parte ve l'ha data Giovanni nella sua presentazione, ma esiste poi un'altra parte che a noi interessa di più. Tanto è vero che se voi mi domandate qual è stato il mio trasporto più complicato, quello più corto, ero dentro l'ospedale di Borgo Trento, quindi parliamo del 2000 del 2000, in quell'anno, 99-2000, dovevo trasportare un bambino politraumatizzato, te lo so, da un camion, aveva un po' di brandelli, doveva farsi natare, tutto lì, aveva 7 pompe fusive. Quello meno complicato, il più lungo, da solo, senza infermiere, Verona-Roma, Roma-Verona, e grazie agli autisti ho mangiato anch'io perché avevo un buono. Ecco, questo è stato il mio confronto che facevo, diciamo. Poi in mezzo ci stanno 20 quelli dello STEN che hanno durate variabili, però siamo messi così. Allora, i primi trasporti in Italia, Trento, da come vengono pubblicati, cioè tradotto cosa vuol dire sul neonato, che partiva il neonatologo con l'infermiera della neonatologia, con un'ambulanza, e infatti buon Pedrotti lo scrive, scusate, qua, lo scrive nel 72. Volontaria che mette le mani dove non deve mettere e è partito qualcosa del dito. Questo è stato uno dei miei ultimi trasporti, un trasporto c'era niente in tutto, peccato che lei voleva anche applicarsi, ecco. Per cui con questo ovviamente non ci sarebbe stato quel problema, magari vengono fuori degli altri, basta stare attenti, ecco, però con questo tipo probabilmente non ci sarebbe. Questo è il posizionamento di una termoculla con questo tipo, con due termoculle, ma ne parlerete penso altri, per la gestione ad esempio di due gemelli. Poi bisogna vedere la copertura assicurativa sanitaria, se l'ambulanza ha una copertura sanitaria per due pazienti o uno, perché io sapevo ad esempio che era per uno, per cui era mio rischio, però piuttosto di perdere molto tempo ne potevo via due nella stessa termoculla, a seconda. Questo ad esempio ero per mostrarvi, avevo anche il video, due circuiti con lo stesso ventilatore, cioè insomma i dottori ne fanno tutti i colori se vogliono, ecco. Per cui vabbè, dipende sempre da chi c'è.
un punto critico dal nostro punto di vista di medici del trasporto è la valutazione della ventilazione durante il trasporto, e quindi la capnografia per noi è importante sia per pazienti estubati sia per pazienti intubati. Neonato pesa 3 kg, ecco, sui 3 kg in su misure sono abbastanza facili da prendere della CO2 esalata. Quando si va sotto, volumi sono troppo piccoli, il numero assoluto non c'è tanto da fidarsi, però per noi è anche importante vedere che abbia il suo respiro e che abbia l'intubazione al posto giusto. Altro punto critico di trasporto è il pneumotorace, perché ho pensato, adesso non posso parlare di tutto il trasporto pediatrico, perché gli argomenti sono così tanti, giusto? Per cui si va da un mese bronchiolite al traumatizzato 14enne, alla crisi di agitazione psicomotoria, ce n'è di tutti i tipi, non si finisce mai, va bene? Andiamo su alcuni punti invece dove la vita conta. Premotorace, questo è il premotorace, l'immagine classica, raccolta d'aria all'interno della gabbia toracica con stacco del polmone, premo pericardio, le complicazioni siamo per, ecco la diagnosi. Qui sono alcuni dettagli utili per il trasporto, perché posso farlo semplicemente con una transilluminazione, quindi con la luce fredda appoggiato sulla pelle del neonato, si vede questa area di illuminazione eccessiva, oltre il centimetro solito, quello è tutta l'area libera sotto la gabbia toracica. Ora la tenografia del torace, se ho a disposizione, oppure anche una puntura sul secondo spazio intercostale, questo sull'emiclaveare, per vedere se esce o no dell'aria, e quindi anche questa è una tecnica rapida che noi utilizziamo. Adesso l'altro punto per noi, c'è tutto da parlare ad esempio del trasporto in aria. Io l'ho visto con i miei occhi, ho trasportato anch'io ernie diaframmatiche in elicottero e confermo che la legge di Boyle è vera, cioè quando hai aria, che sia premotorace o che sia ad esempio l'intestino nel posto sbagliato, l'aria si dilata, nei gas si dilatano, fattore di espansione dei gas, è vero che io magari forse non sono salito su a 3000, però ero più basso, ma l'avvertivo, il neonato saturava meno e ho dovuto aumentare l'ossigeno, ecco, chiaramente sapendolo non vado in crisi, non penso che io sta male, no, è solo questo meccanismo, altrimenti scompenso anche me. E l'espansione dei gas, ad esempio 100 ml a livello del mare diventano 130 a 1800 metri, per cui chi si occupa di trasporti in aria queste cose appunto dovrebbe saperle e sa dell'effetto che c'è. Ci sono poi formule che vi risparmio, vi faccio solo un esempio, andiamo qui, eccola qua, questo è a livello del mare come cambiano le pressioni parziali di ossigeno, a livello del mare con la pressione 760 voi avete con una PO2 del 21%, avete 160 di PO2, questa è quella alveolare. Basta salire a 300 metri e da 159 scende a 153, 600 metri scende. Cosa vuol dire questo? Che io devo aumentare la PO2. Vuol dire che il paziente satura meno fondamentalmente. E questa è una tabella di aggiustamento, vedete qui il 21% a livello del mare da 160 a 300 metri, per avere 160 devo aumentare da 0,22. E via dicendo, questo per dimostrare insomma che anche le altezze contano per questo. Il trattamento poi del premotorace, io direi di saltarlo per recuperare un po' di tempo, in emergenza, ecco, dobbiamo trattarlo quando abbiamo un deterioramento dei segni vitali, diagnosi rapida con transilluminazione, il drenaggio, questo è un punto interessante per il trasporto. Allora, in trasporto noi dobbiamo utilizzare presidi che funzionino e che ci assicurino il trattamento per quell'ora di viaggio che abbiamo a disposizione. Questo ad esempio è una banalissima valvola di Agni che io personalmente ho usato e che vale la pena usare in trasporto. Da questa parte c'è il drenaggio definitivo che io ho messo dentro nel torace del neonato. Da questa parte invece attacco questa valvola, l'aria, le bolle di aria che escono dal torace col cateterino entrano qui, escono da questa intercappedine, quando escono è come un becco di flauto, non possono più entrare senza avere, diciamo, tutto l'ambaradan del pleurevac dietro attaccato al muro, cioè al vuoto, eccetera eccetera. Ovviamente vuol dire andare via più rapidi, e ovviamente anche per voi altri che dovete guidare in mezzo e che insomma certi conti bisogna farli sempre, questo diciamo può essere molto utile, costerà forse 15 euro. La valvola, proprio ve l'ho detta a voce, queste sono le due Phoenix. Qui adesso io non vorrei darvi troppi dati, diciamo, dei nostri interventi, ad esempio nel Veneto. Noi andavamo dai 13 km più vicini di Bussolengo fino a 120 ad Asiago, Verona è qui, Asiago è
più o meno qui, in questa zona. I padovani andavano anche oltre, perché vanno anche fino a Belluno. Tempi di percorrenza anche con l'ambulanza, e poi altri dettagli, ecco. Quando si parla poi di stand dipende da come si è organizzati. Uno immagina, beh, ho l'ambulanza sotto casa. Noi abbiamo viaggiato sempre, diciamo, con questo sistema e non è stato mai un grosso problema per noi, perché vedo già cosa succede adesso, ad esempio, a Rovigo, dove sono in questo momento gestito da Padova. Ecco, l'ospedale era qui, l'ospedale Policlinico, allora, questo è il centro di Verona, Adige, l'Ansa, Classica, l'Arena è qua. Questo è il Policlinico dove eravamo, sede dell'ambulanza, Croce Bianca, aveva l'appalto, e qui la sede dell'elicottero. Quindi in pratica loro avevano la loro mezz'ora, andavano qui, prendevano l'ambulanza e ci caricavano e noi andavamo in autostrada. Adesso l'ospedale di Verona è localizzato qui, dove c'è l'ospedale di Borgo Trento, Polo Materno Infantile, dove c'è il centro di trasporto, idem, loro vanno qui, caricano e da qui purtroppo devono andare in autostrada molto più tempo. Noi eravamo messi molto meglio da quel punto di vista. L'elicottero ce l'avevo più comodo, però i trasporti in elicottero sono molto meno frequenti, ecco, per quello che ho visto e noi facciamo. Altri invece hanno localizzazioni di ambulanze più favorevoli, ad esempio vicino, nei pressi della stessa. Lì dipende sempre l'amministrazione come gestisce i soldi, cioè fa l'appalto con altri, non fa l'appalto con altri, dove sono. Sappiate comunque che bisogna sempre contare sulla stabilizzazione anche del neonato da parte dell'ospedale che ce l'ha in carico, quindi non è possibile che uno pensi, è nato, pensaci tu, no, ce l'hai tu, mezz'ora, come minimo devi saper gestire l'ABC di quel neonato. Popolazioni lasciamo perdere, andiamo su altri punti, punti nascita classificati, ecco, come ci attivavamo noi. Il centro SPOC ha un problema, chiamava o direttamente la terapia intensiva o il 118, e partiva le telefonate per l'ambulanza, per il medico, per l'infermiere, dalle loro reperibilità. Noi di mattina eravamo in reparto, per cui eravamo già lì, e anche chi era dell'ambulanza era in sede, quindi partiva più in fretta che non durante la notte. Da qui partenza dell'equipe e dall'equipe poi al centro SPOC per andare a prendere il neonato e portarlo nei centri dove erano. Esperienze di chi fa il trasporto, quando ricevo la telefonata, ad esempio, vi faccio subito due banalità, no? Che però sono vicine secondo me al vostro mondo. Mi arriva la telefonata e io come medico della TIN attivo subito, prima ancora di decidere dove deve andare. Alcuni colleghi invece aspettavano di sapere dove deve andare. Quando ero reperibile, io, per piacere, non fammi perdere tempo. Tu hai tempo, 45 minuti, ora che io vado, sistemo, per dirmi dove devo andare, perché non è che io devo aspettare. Questo per dirvi l'esperienza di chi gestisce banalmente una telefonata, un dispaccio, di chiamato di questo tipo. Ecco, questo era per darvi un esempio di come viene gestita la telefonata. Oppure, vabbè, lasciamo perdere altri discorsi di pratica. Però la riprendo sulla formazione alla fine. Bene, questo è ad esempio il protocollo nel Veneto attuale, quindi non tutti i neonati sono STEM, alcuni sì, altri no, quelli sì sono questi: prematurità semplice, anche se non ha bisogno di ossigeno, sotto il 32, sotto un chilo e mezzo, sempre compito dello STEM, necessità di supporto ventilatorio, necessità di ossinoterapia con insufficienza respiratoria increscente, sindrome post-ipoischemica, cioè asfissia prenatale, però con una classificazione di secondo o terzo grado, malformazioni congenite gravi con pericolo di vita, grave compromissione dei parametri vitali, neonati sotto i 30 giorni o sotto i 4 kg. Quelli che non sono di competenza, ce n'è un bel po', perché ad esempio tutte le anomalie congenite minori con parametri vitali stabili, ci può anche essere la atresia duodenale, un idrocefalo, un neonato ad esempio con una atresia dell'ano, non si vede l'ano, non è critico, hai tutto il tempo per organizzarlo. Alterazioni metaboliche di lieve entità, insufficienza renale di lieve entità. Io vi faccio l'esempio del caricamento e idrocefalo, perché l'ho visto con i miei occhi. Caricamento standard, posteriore, si spinge sulla la barella, aiutata o non aiutata da sistemi a pressioni, quello che è. Fatto sta che c'è un angolo di ingresso per forza e poi viene, questo lo ricordo, io ero un idrocefalo e quando avevo avuto il momento ho avuto il bradicardia e poi è andato su, cioè ho avuto il suo 60 di bradicardia per cui l'aveva sentito. Caricamenti invece con ambulanza, con
termoculla che resta sempre orizzontale, ovviamente questo effetto non si sarebbe visto. Chi se ne occupa di questi? Se ne occupa ovviamente l'ospedale nel Veneto che ha in carico il neonato con la sua organizzazione. Ok? Tradotto vuol dire che ci sarete sempre voi, penso, l'ambulanza, però personale locale che non è un neonatologo, che potrebbe anche non essere un pediatra, potrebbe essere, dipende dai protocolli interni che devono esserci dell'ospedale. Nel Veneto vi ho già detto che nell'impossibilità di intervento da parte dello stesso incompetente interviene l'altro oppure la struttura alla fine. Andiamo su altri punti. Bene, questi erano i nostri mezzi, lasciamo perdere anche quanti negli anni abbiamo fatto di elicotteri vari, dipendeva un po' anche da chi gestiva la telefonata se andava con l'elicottero o no, perché non sempre, ad esempio, per noi era più rapido l'elicottero, perché per noi, ad esempio, andando per indietro un nanosecondo sulla immagine, eccola qua, fate conto che noi qui eravamo molto rapidi per l'autostrada e partivamo per l'elicottero e niente, allora ambulanza, perfetto, da qua ritorno all'elicottero perché da noi il policlinico potevano scendere solo 10 volte l'anno, non di più per norme loro, e poi partenza da qui e lo stesso ritorno qui per poi andare qui. Quindi non sempre l'elicottero dipende da, deve avere un raggio di percorrenza più grande. Andiamo appunto a vedere l'ultimo pezzettino. Vi risparmio, ecco, tutta questa parte che riguarda noi organizzatori, indicatori di attività, lasciamo perdere perché diventa eccessiva questa zona, le nostre aree di criticità, anche questo lasciamo perdere, è un peccato, ma lasciamo perdere, aree di sviluppo, assistenza, qualità, esatto, andiamo sull'ultima, però vi posso mostrare, almeno per vedere quanto è applicabile nel trasporto del neonato, dello Sten, dei criteri della qualità, ad esempio. Andiamo alla fine sull'ultima, che è questa. Ok, la formazione di cui avete già sentito parlare. Allora, io nell'esperienza che ho avuto dei 15 anni che ho fatto di trasporto, ma anche gli altri so che fanno così, si fa il corso di rianimazione neonatale, oppure rianimazione pediatrica. E uno va, il medico va in trasporto quando è, insomma, è bravo in terapia intensiva, è bravo in pronto soccorso, gestisce le patologie, eccetera, eccetera. E io invece con i miei occhi ho visto che dal mio punto di vista serve qualcos'altro. Perché serve soprattutto, ad esempio, creare un team efficace. Dal mio punto di vista c'è il soccorritore, c'è l'autista, c'è il medico, c'è l'infermiera. In genere si è in queste quattro figure a bordo. E questi devono interagire tra di loro. C'è la leadership che deve essere per forza del medico, secondo me, cioè deve rendersi conto che lui è il leader, a qualcuno glielo devi dire perché non se ne rende conto, perché vi aspettate anche voi un'informazione precisa. Quando mi chiedevano il codice di partenza, io lo devo dare quello lì, ma secondo determinati criteri. Lo stesso, quando gestivo la telefonata, dicevo subito a chi partiva, guardate che è un codice rosso fin dall'inizio, non che io decida dopo il tuo tran tran alla mia partenza dall'ospedale, adesso il codice rosso, no, dipende dall'esperienza. L'altro punto, la flessibilità. Chi è in trasporto deve essere molto flessibile, almeno per quello che io ho visto con i miei occhi, deve avere un certo grado anche di indipendenza al di là dei protocolli per poter cambiare le proprie valutazioni a seconda dei momenti che intervengono. Fate conto che io mi sono una volta con Roma, mi ero interfacciato con la polizia, perché dico inutile andare in centro, chiamo sull'anulare e loro mi portano al posto giusto. L'altro punto, io devo sapere che non sono lì a... La mia terapia intensiva la faccio adesso. No, io sono lì per prendere e portare via. Devo decidere quello che posso fare, quello che posso aspettare e quanto tempo ho a disposizione. Non perché devo farlo in fretta, ma perché le condizioni migliori non sono mai quelle lì. Devo sempre andare in terapia intensiva da me. E poi eccola qua, la parte delle comunicazioni e interpersonal e communication skills, cioè tecniche interpersonali di comunicazione. Queste sono fondamentali. Io ricordo scene di richiesta al telefono di informazioni su come stava quel neonato prima di partire. Io so che non posso chiederle perché la gente è già abbastanza fuori perché ha un problema che non sa gestire. Quindi intanto io faccio partire il trasporto, dopo mezz'oretta li chiamo, ascolta, dico ho bisogno di due informazioni, partiti, arrivano tra un quarto d'ora, mi dici per piacere, loro tiro respiro, per piacere come si chiama, l'indirizzo, ho bisogno di questi dati. Due notizie sul peso, problema, eccetera, eccetera. Ok?
Okay? Per cui secondo me tutto ciò manca all'ultima riga, perché viene tagliata dalla proiezione, l'ultima riga dice proprio invece i sistemi di alta simulazione o di simulazione che permettono di simulare queste cose. Per cui ad esempio, ricordo alcuni corsi vecchi che avevamo fatto, avevamo ad esempio la gestione dell'intervento per togliere un casco, parte pediatrica, non neonatale, togliere qualcuno dall'auto, l'estrazione, queste cose che io come membro di uno stand ad esempio non ero mai stato organizzato. Ecco. Per cui io adesso con questa io concludo. Lo stand e il back transport li vedete qui in mezzo, fate conto che ruotano attorno l'ottimizzazione dei posti letto per noi, cioè ci troviamo all'interno di una rete molto grande, perché l'ottimizzazione dei posti letto, la completezza delle cure, abbiamo dati importanti di quality, di qualità, è molto molto importante, miglioramento non solo della qualità delle cure ma anche di qualità dei nostri interventi proprio sanitari, per cui è veramente stato secondo me l'esempio proprio all'interno del sistema sanitario nazionale, un grande esempio di organizzazione anche se riguarda un piccolo numero di interventi che vengono fatti. Grazie. Veramente importante quindi questa relazione, anche perché ci fa capire che lo stesso soccorritore deve conoscere la parte organizzativa di dove lavora, tutta la struttura dell'ambulanza e saper collaborare con il personale sanitario. Non certo conoscere patologie, ma conoscere quindi tutto quello che serve all'infermiere o al medico per mettere in sicurezza.